Soprattutto per portare la solidarietà della nostra amministrazione, perché come sapete ci sono a Novara città, perlomeno io parlo di Novara città, circa 500, quasi 500 tra ristoranti e bar che in questo momento stanno soffrendo dopo un anno, hanno sofferto all'inizio ovviamente, ma dopo un anno continuano a soffrire in maniera tremenda, drammatica, questa situazione. È una cosa che ovviamente nessuno vuole che avvenga, perché avere i bar chiusi, i ristoranti chiusi, oltre, diciamo così, a una forte ricaduta negativa da un punto di vista economico vostro, di settore, è anche una ricaduta negativa fortissima dal punto di vista della comunità tutta, perché i bar e i ristoranti concorrono a creare quelle situazioni o comunque sia quell'ambiente favorevole in una comunità, perché sono luoghi di incontro, di socializzazione, e quindi questo è un ulteriore aggravio di una situazione tremenda che si sta verificando nel vostro settore, che ha una ricaduta forte anche su tutta la comunità. Quindi il vostro stare male, che ovviamente per voi è un lavoro, è un'attività professionale che vi dà da vivere, è anche uno stare male di tutta la società e della comunità novarese. Però non è che con le parole che si possono risolvere ovviamente le cose. Sul lato degli indennizi io mi rendo conto, ma non penso che sia neanche quello il problema più grosso, anche se sicuramente potrebbe alleviare tantissime sofferenze economiche che state passando. Il problema grosso, come è stato detto da Sartoretti prima, da Massimo prima, è quello della possibilità di lavorare. Ora, io penso che in un momento come questo l'unica cosa che può far ripartire nel più breve tempo possibile la vostra possibilità di lavorare, visto e considerato come siamo messi da un punto di vista sanitario, è fare i vaccini nel più breve tempo possibile e con una maggiore velocità. Siamo a un anno e un mese dall'inizio della pandemia in una situazione in cui le inefficienze di una efficace pianificazione che doveva esserci e purtroppo non c'è stata, si fanno ricadere su imprese, famiglie e cittadini. E questa è la cosa che dà più fastidio.